Salve gente da Wrestling 89, benvenuti in un altro episodio su Euro Truck Simulator 2. Oggi, come vedete, abbiamo un altro pezzo di old style, ovvero un bello Scania 143M che monta un motore da 500 cavalli intercooler, non il mio chiaramente, vabbè, ok, lasciamo perdere, vuoto. Direi che non è affatto male, mi piace parecchio, è molto personalizzabile, c'ha varie griglie frontali, set di telai e cose del genere. Sinceramente a me piace parecchio, mi piace, ho voluto usare un altro Scania visto che molti di voi sono appassionati degli Scania, allora abbiamo detto usiamone uno di vecchio. Allora ragazzi, stiamo a Strasburgo, dobbiamo andare, fatemi vedere un attimo, a Dortmund. Trasportiamo uva, ma porca miseria, abbiamo proprio uva, vabbè, vabbè, niente, si parte ragazzuoli. È proprio old style, anche gli interni sono molto old, guardate un po', non c'è neanche l'airbag, però non è fatto malissimo. Durante il viaggio andremo a vedere un po' anche meglio gli interni, speriamo che 500 cavalli ci bastino. Abbiamo 474 cavalli, sperando che ci bastino anche quelli. Aspetta vecchio, aspetta. Aspetta il tuo turno. Non sembra male. Chiaramente cruscotto animato, anche per le luci. La cosa fastidiosa è che penso, essendo old come mezzo, e fa un casinissimo quando prendi velocità. Vedete? Le frecce non so come mai le abbiano fatte rosse invece che verdi. Di solito sono verdi. Ma vabbè. Dai vecchio, dai. Fatica. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo qui sulla destra, che tanto adesso dobbiamo girare. Per chi lo volesse ragazzi, questo qui è sempre su mod hub, sapete che io le mod per ETS le scarico da mod hub, per cui per chi fosse interessato le trovate lì. Impostiamo il GPS perché sapete noi abbiamo i soliti problemi di pedale. Tra l'altro qui dobbiamo, ah no, più avanti dobbiamo girare, fammi passare. Quello dietro ce l'avrà porponato dietro, non importa, noi siamo dei ribelli. E qui dobbiamo girare, quindi direi di rallentare. Curvone brutte qua, ma che non sia tutto così il viaggio, perché sennò lascio qua il rimorchio e torno a casa. Un zigo zago. Ma ogni tanto fate degli spostamenti strani che non mi piacciono molto. Ok, qui dobbiamo girare, per fortuna è verde e speriamo rimanga verde. Rimani verde, bravo. Ok. Accelera! E niente, non prende giri. E fatica.
E bei paesaggi però ci sono qua. Inizio il fastidioso. Perché miseria, accelera. Dai! Ma puoi già iniziare a rallentarmi qua per piacere, eh? Non è in virgolato. Oh. No, 48 all'ora, stiamo una settimana a arrivare. Ah giusto, no, 48, andiamo a 46. Andiamo a 45. Madò. Siamo una settimana per arrivare su. Dai. Aspettate che non vedo a quanto sono quel cruise control. Non è qua. Qua. Abbiamo, impostiamo 80 all'ora, dai. 80 all'ora. Poi se vediamo che riusciamo a correre un po' di più, acceleriamo ancora. Il volante fa di quegli scattoni ogni tanto che si gira sotto sopra. Non penso sia proprio un problema del mio volante. Via via acceleriamo qua. Finché ce n'è, ne diamo. Cioè stai dietro tu, pirla. Toh, cretino. Gasolio ne abbiamo, anche se consuma una cifra sto fare. Sembra che consumi un bel po'. Intanto sentite che rumori strani. Rallentiamo un po', va? Ok. E c'è la curvona brutta, non vorrei mai sfasciarmi il giro. Salita. Comunque ragazzi, è proprio bello, eh. Mi piace. Me gusta. E ci sono i girasoli qua. Dai che giri, accelera. 92 all'ora abbiamo impostato. Dai, 92 all'ora siamo. E tu sei dietro. No, qua toccherà frenare. Quando sentite il freno motore quando devo abbassare. E stai dietro! Andiamo con calma qua, va. Giriamo a destra, la precedenza ce la prendiamo. Dai! Eh no, stavolta ci superati. Porca miseria. Ce la puoi fare. Fra un mese arriviamo su. Un mese. Dai che forse dopo andiamo su un'autostrada, per fortuna. Per fortuna. Adesso non mi ricordo più che visuale avevo. La mettiamo questa là. Ok, qua adesso giriamo a sinistra. Ottimo. Accelera. Niente, il pedale non vuole andare.
Qui siamo vicini a Mannheim. Rallentiamo un po', che abbiamo la curvona brutta. Gira a sinistra e poi per fortuna in teoria dovrebbe essere autostrada. Precedenza di chi era? Non lo so. Noi come al solito ce la prendiamo. Dai. Dai. Ok, direi che si può impostare il cruise control. Lo spariamo su a quanto l'abbiamo messo. 95, spariamo su a 120 per ora. ...304 km, ma adesso dovremmo andare anche abbastanza spediti. Cambiamo. Ok. Sei dietro, cretino. Dai vecchio, dai. Dai. Siamo in qua. Ma che cavolo è successo? Non startava più. È meglio che ci buttiamo sulla destra, va. Che facciamo meno danni. Vabbè, tipo non andava. Porca mia. Cioè non sai anche io come spiegare. E adesso? No? Ma dai! Ma che imbecille questo qua! Abbiamo rovinato il carico. No, per fortuna. Attenzione. Ok. Non andava più niente. Tutti che mi superano. Va macchine. Tu stai dietro. Noi ragazzi tra un po' è ora di ritirare fuori la nostra bestiolina, ovvero il Peterbilt, che è un bel pezzo che non ci sfoghiamo un po' con lui. Quindi è anche giunta l'ora. Rimane il prossimo episodio, lo facciamo con il nostro bel Peterbilt. E adesso speriamo che in qualche modo riusciamo a scorrere via bene e non dobbiamo frenare. Per esempio qua io direi di buttarci già subito a sinistra. Se questi non frenano. No! Dai! Accelera! Dai per piacere! Il camion è un man! No, non ho visto! Mercedes forse! Dai che giri! ...231 km ragazzuoli! Paura di andare sempre a sbattere, porca miseria. Vai a manetta. Dai, imposta 140 all'ora e via, quanto siamo qua. Abbiamo impostato 135. Comunque è una merda che ci ha messo il display là a destra, ma porca miseria, avevo tirato davanti il volante, no? Cretino. Adesso che riflessi il sole non si vede neanche più il display. Dai, yeah!
Dai. Perché ti superano a destra? Gli imbecilli. Oh oh. Tocca frenare qua, mi sa. Tocca frenare. Ma dai. Dopo qua c'è la sinistra. Ti taglio la strada. Mamma mia, oh, non ce la fa mica, eh. Ma stai dietro tu. Mini, mi avete rotto. Mamma mia, mi ha fatto il pelo, guardalai. Mi avete rotto, Mini. Ecco, mi ha superato. Vabbè. Che curvona brutta che c'è qua davanti. Voglio stare in centro come carreggiata, va. Via. Ok. Sì, ma non puoi frenare. Bravo, togliti. I rimorchioni altissimissimi qua, non li ho mai provati. Porca vacca, voglio provarli. Quelli con le vacche dentro. Non me li ha mai fatti provare. Prendiamo velocità. Prendiamo velocità. Voi ragazzi, caso mai scrivetemi nei commenti, cioè vi piace più guida un po' spericolata come sto facendo io, o preferite tranquilla, rispettando i limiti, frenando o cose del genere. Ma scrivetemelo nei commenti come preferite, così da sapermi un attimo regolare. Ma perché magari tanti preferiscono la simulazione fatta bene invece che il viaggio così a caso. Dai. Quanto è poco sensibile. Madò. Si sente neanche le trombe, si sente. Da fuori? Vediamo. Ok, da fuori si. Da fuori si sentono. Sembra che debba schioppare il motore da un momento all'altro. Ok. Ora se sa, dai, siamo quasi arrivati ragazzi. Mamma mia, non finisce più sto viaggio, eh. Quanti chilometri? Come ci buttiamo già qua adesso? No, ho sbagliato. Vabbè. Ci buttiamo adesso lo stesso. Abbiamo una curvona brutta. Madonna! La lenta va! E tu mi prendi l'uscita! Madonna, che brutta curva!
Dai, mancano 17 chilometri. Quattordici, tredici, dodici, cui. Qua non sono mai stato. Quasi quasi mi compro anche il garage dopo. Mi sembra di non essere mai stato. Vabbè, l'arancione, ciao. Eh no, prima volta che stiamo qui, ragazzi. Ottimo. Qui ci buttiamo a sinistra. Ok, qua accendiamo anche i fanali, visto che inizia a fare un po' il tramonto. Qui dobbiamo girare a destra e poi ancora a destra. E lo gira. Ok, ancora a destra. Ragazzi, il parcheggio la facciamo da fuori, così vedete anche questo bello Scania. Madonna, che questo parcheggio. Vabbè, oh, ci ha preso lo stesso. Eccellente. Perfetto, 14.000 euro, 638 punti esperienza, ottimo. Ragazzi, spero che questo Scania vi sia piaciuto, io l'ho trovato molto molto carino. Come scarichi si possono montare anche quelli grossi, i tubi della stufa come li chiamo io. Anzi, aspettate, ve li mostro, i tubi della stufa. Un tubo della stufa, eccolo qua. Guardate, è bello. O se no c'era quello laterale, la prima del ruoto posteriore. Però io preferivo quello alto dietro. No, scaricatelo, provatelo ragazzi, perché ne vale la pena. A me è piaciuto parecchio. Quindi ragazzi, provatelo, fidatevi. Per questa puntata è tutto. Ricordatevi di scrivere nei commenti se preferite una guida simulata o una guida velocizzata. Come al solito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nel prossimo episodio. Ciao gente!